Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. Oggi in questo brevissimo podcast proveremo a ragionare insieme di cosa sia la congruenza in hard sci-fi. Dunque, la congruenza spanna molto larga, è un termine geometrico. Si dice congruente quando due figure hanno la stessa forma e dimensioni e sono sovrapponibili. Ecco, avete sicuramente già capito dove voglio andare a parare. Quando un racconto o un libro di hard sci-fi è definibile, è quando è etichettabile, ossia ha una favola congruente con l'etichetta di hard sci-fi. Per la definizione di fantascienza data da Hugo Gernsback, che ebbe a fondare Amazing Stories coniando il termine science fiction, Hugo Gernsback diede ampio spazio a quello che poi sarà il genere hard sci-fi. La definizione grosso modo di fantascienza di Hugo Gernsback era legata alla sua particolare visione editoriale. All'epoca egli riteneva che la fantascienza dovesse illuminare i lettori, mescolando educazione scientifica, estrapolando ipotesi su dispositivi tecnologici possibili e o dare spunti di riflessione su eventi e o possibili futuri, offrendo intrattenimento, mescolando così l'utile al dilettevole. Per la definizione di Hugo Gernsback, quindi, gli elementi essenziali di hard sci-fi sono: 1. Ci deve essere tecnologia presente. Che vuol dire un po', grosso modo? Computer, smartphone, radar, guerre elettroniche, cyber, missili antimissile, razzi, propulsi ed energia chimica, missili a corto e medio raggio e a lungo raggio, raggi laser, robot, intelligenze artificiali, virus e loro mutazioni, virus software, quanto diciamo epidemie, gambe ed arti robotici, ma diciamo non in misura diciamo troppo spinta, organi clonati, animali clonati, insomma tutta la tecnologia oggi nota, inclusa quello che stanno facendo gli scienziati sulla frontiera tecnologica della scienza. Oppure ci deve essere tecnologia anche futura, ma questa deve essere possibile, ossia una tecnologia plausibile. Una tecnologia plausibile che sia fondata su conoscenze scientifiche e teoriche note, oppure non contrarie a quanto è ragionevolmente certo scientificamente oggi. Quindi mezzi tecnici e tecnologie che ancora non esistono, ma che sono pochi passi oltre la frontiera tecnologica, e che questi dispositivi o mezzi potrebbero essere costruiti dall'umanità se ad esempio fosse stato destinato un budget infinito. Astronavi con motori atomici, a fissione, a fusione, ad annichilazione materia-antimateria, motori al plasma, scudi magnetici, campi al plasma, velocità prossima a quella della luce, con tempi nave relativistici, ma con velocità dell'astronave sempre inferiore a quella della luce, perché la velocità della luce non può mai essere raggiunta e la velocità della luce non può essere superata. Inoltre vi può essere spazio ad un vasto campionario di armi ad energia diretta, robot con spiccate intelligenze artificiali, sistemi esperti, bionica avanzata, clonazione umana, nanotecnologie, medicinali diciamo e farmaci nuovi innovativi, nanorobotici. Ecco, attenzione, attenzione, attenzione. Niente che ci siano aspetti attinenti alle frontiere della intangibilità dell'anima e della sua trasmigrazione, dato che ancora la scienza non ha accumulato scoperte scientifiche su questo tema. Poi niente viaggi nei buchi neri, niente viaggi nel tempo, niente viaggi in universi paralleli, niente iperspazio, niente motori FTL Faster Than Light, niente motori a curvatura o comunque tecnologie similari tipiche della fantascienza di lungo periodo, che poggia la sua incredulità, sospensione di incredulità, su un altro tipo di visione. Inoltre, in hard sci-fi ci devono essere eventi speculativi con un proprio spazio delle fasi ed evoluzioni che
sia annessa ad un timing interno nella favola legato a leggi fisiche, biologiche, chimiche, economiche, belliche, eccetera, oppure a limiti di scarsità e consumi, eccetera. Oppure ci deve essere un'attenzione al futuro, un futuro prossimo, e quindi fantascienza di breve periodo, oppure di medio periodo, oppure anche di lungo periodo, purché il mondo descritto, quello futuro, sia il frutto di una dinamica pestel scientificamente coerente con quanto oggi è già noto. Ad esempio, se la scienza dice che c'è il cambiamento climatico e la Terra sta in surriscaldamento e siamo già in sovrappopolazione, ecco, uno, si potrà immaginare mondi futuri con guerre per scarsità di risorse vitali causate appunto da sovrappopolazione e danni da cambiamento climatico. Oppure, due, si potrà anche immaginare contesti di pace che possono essere creati e essersi appunto creati dopo enormi guerre che abbiano falciato via l'eccesso di sovrappopolazione. Si potrebbe anche financo immaginare leggi mondiali che impongano un ferreo controllo demografico per garantire un pari livello di qualità della vita a tutti gli abitanti del pianeta Terra, per garantire appunto sostenibilità in un mondo che sarà piagato da danni da cambiamento climatico e che indubbiamente non potrà tornare in sovrappopolazione, da cui poi ovviamente scaturirebbero nuove e feroci guerre. Quindi, se si vuole abolire la guerra in un mondo piagato dal cambiamento climatico, occorrerà un controllo demografico mondiale che garantisca la sostenibilità. Ecco, insomma, allo stato attuale delle conoscenze non si potrà quindi immaginare pianeti Terra in raffreddamento climatico, oppure pianeti Terra senza il problema della sovrappopolazione, senza dire come è stato risolto l'attuale problema della sovrappopolazione. Alcuni esempi di film di hard sci-fi sono Gravity, Spazio 1999, la serie Spazio 1999 con alcune variegate riserve, 2001 Odissea nello spazio, il docufilm The Martian e quant'altro. Ecco, è più difficile parlare di racconti di hard sci-fi, che sia nell'era della New Age quanto nel cyberpunk gli autori si sono spinti molto oltre la frontiera tecnologica nota, sfociando nella fantascienza di lungo periodo, oppure in posizioni intermedie tra la fantascienza di breve periodo e quella di lungo periodo. Ecco, in descrizione di questo file trovate la bloggata intitolata La definizione di fantascienza, un'insulsa questione di Lana Caprina. Se siete interessati potete espandere il tema. Dunque, in breve, per farla corta e breve, il vostro racconto o libro è congruente con l'hard sci-fi se 1. C'è della tecnologia presente, attuale. 2. Ci può essere anche della tecnologia futura, purché questa sia plausibile. 3. Ci deve essere attenzione al futuro. 4. È decisamente cosa buona, ma non è strettamente necessario, che comunque vi possa essere un timing interno alla favola che sia legato a qualcosa di scientifico. 5. Non ci devono essere cazzate di fantascienza di lungo periodo, quindi niente viaggi nei buchi neri, niente viaggi nel tempo, niente trasmigrazioni di anima, niente pozioni magiche, niente superpoteri trascendenti, niente motori a curvatura, niente motori FTL e tutto l'armamentario tecnologico di cazzate tonanti con tecnologia black box che sono tipiche della bella fantascienza di lungo periodo, che però non ha nulla a che spartire con l'hard sci-fi, incluso il teletrasporto. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.